Grazie Presidente. Ogni mattina per tutti i giorni dell'anno migliaia di studenti e di lavoratori raggiungono la capitale per motivi di studio o di lavoro. Il quotidiano pellegrinaggio alla volta della capitale si trasforma in un calvario illogico e indegno di un paese civile, a causa della pessima condizione in cui versano i trasporti pubblici, un tema che è lungamente dibattuto da anni, ma purtroppo è sempre attuale. Chi viaggia in treno ogni mattina trova carrozze fatiscenti e maleodoranti, gelide d'inverno e roventi d'estate, perché prive di riscaldamento di aria condizionata, con i finestrini rotti o sigillati, ma comunque non sono mai sigillati abbastanza per impedire che entri l'acqua durante le lunghe giornate di pioggia. A tutto ciò si aggiunge la proverbiale puntualità dei treni italiani, che nella regione Lazio la reputazione sembra raggiungere le vette più elevate. Per non parlare del sovraffollamento, che costringe pendolari di ogni età ad ingaggiare delle quotidiane lotte all'ultimo posto. Chi perde resta in piedi fino a Roma. Questo è soprattutto un problema di sicurezza, ma anche di difformità rispetto al contratto stipulato da Trenitalia con la Regione Lazio. Un problema già noto, visto che il Comitato Pendolari Ottava Carrozza ha denunciato all'assessore regionale dei trasporti a Trenitalia tutti i problemi relativi alla sicurezza dei treni. Treni che partono ogni mattina dalle stazioni del territorio regionale e che hanno una capienza di 842 posti. Presidente, sento veramente confusione. Scusate, possiamo... Forse non interessa il problema dei treni, visto che credo che qui non ci siano... Prego, consigliere Curato. Grazie. Dicevo, sono problemi come quelli della sicurezza e del sovraffollamento. Quello del sovraffollamento è un problema di sicurezza, ma anche di difformità rispetto al contratto stipulato tra Trenitalia e la Regione Lazio. Partono dalle diverse stazioni presenti sul territorio treni che hanno una capienza di 842 posti, mentre nel contratto di servizio stipulato tra la Regione e Trenitalia è previsto l'utilizzo di treni con capienza di 912.300 posti tra seduti e totali. Sempre per restare in tema di sicurezza, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ha sottolineato che a seguito di diverse ispezioni è stato rilevato un numero di porte guaste in spregio al regolamento per la circolazione ferroviaria, che è il decreto 4 del 2012 dell'ANSF, secondo il quale un treno non può uscire dall'impianto di manutenzione con uno o più porte guaste, ma soprattutto che la partenza dello stesso è subordinata al controllo delle condizioni che ne permettono la marcia. E mi chiedo se un treno, se delle porte guaste aperte, oppure che non si aprono con le persone che sono ancora attaccate lì per cercare di aprire, di entrare sulla carrozza, sia un treno idoneo a mettersi in circolo. E queste sono cose che succedono veramente, sono capitate anche a me, che per anni ho utilizzato la tratta Roma-Nettuno da studentessa universitaria. Alla scarsità poi, o a volte addirittura alla mancanza totale di sicurezza, scusate, lo so, però sento confusione. Alla scarsità e alla mancanza di sicurezza si aggiunge anche la mancanza di personale, visto che spesso la sicurezza del treno viene affidata solo al capotreno. E ciò favorisce anche, oltretutto, la pratica dell'evasione del pagamento del biglietto, che causa un notevole danno economico. Questa situazione si ripete ogni giorno, sempre uguale a se stessa, anzi va peggiorando, visto che con la crisi sempre più pendolari abbandonano l'auto per utilizzare appunto i mezzi pubblici. Ad esempio, soltanto per la tratta ferroviaria Roma-Nettuno sono circa 41.000 i pendolari, e ancora maggiore il numero di pendolari in tratte come quelle di Civitavecchia-Roma. È sempre difficile e delicato poi parlare di soldi, perché si rischia di cadere in facili demagogie. Se poi lo fa il Movimento 5 Stelle, le accuse di populismo ovviamente si sprecano. Ma tenete presente che viaggiare in treno ha un costo e non contenuto. Per esempio, un abbonamento mensile per la tratta Roma-Nettuno costa ai contribuenti 73,50 euro, ed è chiaro che per un servizio del genere, così inefficiente e malmesso, qualunque prezzo, qualunque costo è troppo elevato.
Di contro, mentre il quadro dei trasporti su ferro è disastrato su tutto il territorio, anche per quanto riguarda il trasporto di merci, che mentre su gomma ha percentuali abbastanza elevate, con un divario che vanno dal 70 all'80% rispetto a quello su ferro, invece di adottare un modello che incrementi il trasporto su ferro, quindi migliorare l'efficienza appunto delle tratte ferroviarie, e invece di lavorare ad una programmazione collettiva sulla mobilità, si pensa alle colate di cemento, come la bretella, come la Tirrenica, oppure la bretella di Valmontone, di Cisterna, o l'autostrada Roma Latina. Quindi, e così termino. Considerato che con il regolamento 1370 del 2007 la Comunità Europea ha incaricato gli Stati membri di garantire la mobilità dei cittadini nel modo rispondente alle esigenze del pubblico, e che lo Stato italiano ha delegato a tal proposito le regioni a stipulare con le imprese ferroviarie dei contratti di servizio per la fornitura dello stesso, e che con l'articolo 6,10 della legge regionale 16 del 2003 si stabilisce che sia la regione a vigilare sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo, e che in base a quanto esposto e a quanto denunciato anche da vari comitati, sembra che la Regione non abbia finora esercitato tale potere di controllo, e se lo ha fatto renda pubbliche eventualmente le eventuali note, visto che tra l'altro il contratto di servizi stipulato tra Trenitalia e Regione Lazio prevede all'articolo 12 l'impegno di Trenitalia a fornire il miglioramento degli standard qualitativi adeguati al servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, facendo anche delle rilevazioni delle indagini annuali. Chiediamo alla Giunta, all'assessore all'assessore Refrigeri, alla Giunta di esercitare un controllo immediato e diretto sull'adempimento degli impegni assunti da Trenitalia con l'accordo stipulato con la Regione Lazio, di stipulare un nuovo accordo di servizi con la previsione questa volta anche di sanzioni e di penali nel caso di mancato adempimento agli obblighi contrattuali previsti, di convocare un tavolo con i comitati, le associazioni dei pendolari, i vertici e le amministrazioni di Trenitalia per cercare di risolvere in maniera definitiva tutte le inefficienze del trasporto ferroviario pendolare a livello regionale. Grazie. Mi ha chiesto di intervenire il consigliere Aurigemma.